Tre giorni di Vax Day, da domani a domenica, centri vaccinali aperti per inoculare la terza dose. Non occorre la prenotazione, potranno usufruire del servizio gli over 60 e soggetti fragili. Hanno protestato questa mattina davanti alla sede dell'ASP di Reggio i medici di base, contestano le direttive imposte dall'azienda. Si è consegnato ai carabinieri l'uomo che ha ferito a colpi di pistola due persone. Il fatto è accaduto nella frazione Porto Salvo di Vibo la notte scorsa. Dopo gli atti di violenza consumati nella zona nei giorni scorsi, adesso l'autostazione di Cosenza è pattugliata da due volanti della polizia. Il servizio è assicurato anche nelle ore notturne. La strada che collega Cosenza a Carolei è interrotta da tempo. Inutili fin qui le proteste del sindaco Iannucci. Ho interessato chi di competenza, ma non ho avuto riscontri. Lo ha anticipato la sua pagina Facebook prima di compiere l'atto. Il sindaco di Longobucco si è dimesso dopo che tre consiglieri avevano preannunciato di volerlo sfiduciare. Buonasera dalla redazione del TG10, centri vaccinali dunque aperti fino a domenica in Calabria, iniziativa voluta dalla Regione e dalla Protezione Civile. In alcuni centri sarà possibile ricevere contemporaneamente anche il vaccino antinfluenzale. L'81% dei calabresi ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, c'è però della resistenza in una determinata fascia d'età, come conferma il responsabile regionale della Protezione Civile. Siamo al 76% di seconde dosi, perché in realtà sono 73 più 3 di persone che hanno fatto il monodose Janssen, quindi siamo al 76%. La fascia che ancora resiste sono dai 12 ai 49 anni, sono quelli che un pochettino sono un po' sotto la media, e quindi in questi 4 giorni di Vax Days invitiamo anche loro a venire a fare la prima dose, e in questi giorni stiamo lavorando affinché possano essere accelerate le terze dosi. Da domani fino a domenica 4 giorni dedicati a terze dosi, over 60 e soggetti fragili. Principalmente si lavorerà sulle terze dosi, chiaramente verranno effettuate anche sia le prime dosi per chi ancora lo deve fare, sia i richiami, quindi si lavorerà insieme a tutte quante queste attività. Sul sito rcovid19 c'è l'elenco di tutti i centri vaccinali che sono aperti con i relativi orari, e c'è l'indicazione anche dei centri vaccinali che somministreranno anche il vaccino per l'antinfluenzale. Il Ministero ha mandato una circolare dove dice che si può fare anche in contemporanea, quindi per fornire un servizio aggiuntivo ai cittadini abbiamo deciso di nello stesso luogo dare la possibilità di fare tutti e due i vaccini. Anche dopo i Vax Day la prenotazione in piattaforma per il vaccino resterà non obbligatoria. La prenotazione l'avevamo già eliminata da un po' di tempo, perché con i numeri abbastanza bassi non era necessario. Ricordo che la chiedevamo come obbligatoria quando facevamo 22-23 mila vaccini al giorno, oggi siamo intorno ai 5-6 mila, quindi è abbastanza gestibile anche senza prenotazione, quindi questa rimarrà una regola diciamo fino a quando non ce ne sarà necessità. Chiaramente chi fa la prenotazione avrà la priorità rispetto alle persone che si presentano senza prenotazione. Vediamo nel bollettino di oggi in sintesi i dati che riguardano il Covid per la nostra regione. Ci sono 143 contagi e un decesso. Restano stabili i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 143 nuovi positivi, con 4.470 tamponi eseguiti, e il tasso, che da 2,76 risale al 3,20%. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione da inizio pandemia sono 89.008, mentre il totale dei tamponi eseguiti è 1.340.067. I casi di oggi sono così suddivisi: a Cosenza 61, a Catanzaro 21, a Crotone 15, a Vibo Valentia 3, a Reggio Calabria 41, da altra regione sono stato estero 2. Aumentano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva, sono 9, mentre restano fermi a 110 quelli nei reparti di cura. C'è da registrare anche un decesso a Catanzaro, che porta il totale delle vittime a 1.458. Hanno protestato questa mattina davanti alla sede dell'ASP di Reggio Calabria i medici di base, contestano le direttive imposte dall'azienda. Medici di base in piazza, o meglio in via Diana, davanti alla sede dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, guidata dal commissario straordinario Gianluigi Scafidi. AFT, zone di carenza e indennità per i medici d'assistenza primaria. Queste le vostre rivendicazioni. È dal 2018, vergogna delle vergogne, che non vengono assegnate le zone carenze. Noi ci troviamo, e mi dispiace tanto per il fragoroso silenzio dei sindaci che non protestano, perché i loro cittadini sono costretti
costretti a scegliere dei medici a 30, 40, 50 km di distanza e non riescono a fare la graduatoria per assegnare le zone carenti, né di medicina generale né di continuità assistenziale. Uno dei motivi della protesta da parte della FEMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, nel Reggino guidata da Bruno Cristiano, riguarda le AFT, quasi una sigla per iniziati. Sono le aggregazioni funzionali territoriali. Cosa vuol dire? In poche parole, i medici che si mettono insieme in uno stabile unico, 10, 15, 20 medici, per gestire assieme la salute dei propri pazienti. È una struttura che dovrebbe rimanere aperta H12 dalle 8 di mattina alle 8 di sera, quando poi subentra la continuità assistenziale, sempre all'interno dell'AFT. Quindi dare un'assistenza H24 sul territorio, cosa che non è avvenuta solo nella provincia di Reggio Calabria. Dottore Cristiano, ma che cos'è la P, l'assistenza primaria, e perché neppure una diffida di 10 giorni è servita al commissario Scafidi per erogare, voi lamentate questo, le differenze di indennità? L'assistenza primaria sono i medici di famiglia, tutte le altre province italiane, per non dire anche calabresi, li hanno dati e a noi no. Tutti ammettono che questi soldi ci sono, accantonati da anni, che spettano a noi, ma non ce li vogliono dare. E i 53 medici e paramedici appena sospesi da Scafidi perché non vaccinati? La risposta è perentoria. Essere medico ed essere Novax è la stessa cosa che essere prete e non credere in Dio. Preoccupa l'escalation criminale a Vibo Valentia. Ieri sparatori a Porto Salvo, feriti due imprenditori al culmine di una lite, fermati dai carabinieri presunti autori. Prima la lite, poi gli spari. È accaduto a Porto Salvo di Vibo. Due imprenditori, entrambi di 42 anni, sono stati raggiunti alle gambe da diversi colpi di pistola. Si tratta dei cognati Aldo Barbieri e Pietro Perugino, entrambi di Cessaniti. Scattato l'allarme, sono stati trasportati all'ospedale di Tropea, poi a quello di Vibo Valentia, con una prognosi di 30 giorni per entrambi. Cinque i colpi esplosi davanti ad un panificio e ci sarebbe un litigio alla base del tentato omicidio. Subito dopo il fatto, nella tarda serata di ieri, si era consegnato ai carabinieri di Vibo Antonio Ciliberto, 38 anni, ritenuto l'autore materiale del ferimento, e questa mattina i carabinieri hanno proceduto ad un altro fermo, quello di Vincenzo Porretta, 47 anni. I reati contestati sono concorso in tentato omicidio, lesioni aggravate, spari in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla procura di Vibo, diretta da Camillo Falbo, e preoccupa escalation criminale nel Vibonese. Quello di ieri sera è l'ennesimo grave episodio che si registra in città. Il 17 ottobre scorso il tentato omicidio nel cuore della movida vibonese, ieri invece l'arresto dei due cugini di Zungri, ritenuti responsabili della violenta aggressione contro una donna avvenuta a Filandari. Sarebbero gli autori di due furti nello stesso bar, tre giovani di Cutro arrestati dai carabinieri, bar nel quale hanno danneggiato gli impianti di videosorveglianza, ma non si sono accorti che c'era un'altra telecamera nascosta che li ha immortalati. Sono andati a rubare due volte nello stesso bar nel centro di Cutro, nel Crotonese. In entrambi i casi si erano prima premurati di mettere fuori uso le telecamere di videosorveglianza, ma non sono stati abbastanza accorti perché ce n'era un'altra di telecamera nascosta che non hanno visto e che ha ripreso tutte le fasi del colpo. Ai carabinieri è quindi bastato poco per risalire agli autori dei due furti. Si tratta di tre giovani pregiudicati del luogo di 33 anni. Oggi i militari della stazione di Cutro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Crotone Romina Rizzo su richiesta del sostituto procuratore Ines Bellesi. Le accuse per i tre giovani sono di furto pluriaggravato e, solo nei confronti di due degli arrestati, anche di danneggiamento aggravato. I tre giovani sono ritenuti gli autori di un furto avvenuto lo scorso 3 maggio e di un altro colpo perpetrato poi l'8 ottobre ai danni dello stesso bar, che ospita anche dei distributori automatici. I ladri alla fine hanno portato via solo 300 euro, ma causando danni alle apparecchiature per circa 4.000 euro. Erano così sicuri di non essere ripresi che hanno agito a volto scoperto e anche nei giorni dopo il furto hanno continuato ad indossare gli stessi indumenti. Nel caso di uno di loro, inoltre, si è rivelato determinante un piccolo tatuaggio che si era fatto fare su una mano.
Andiamo invece a parlare dell'ergastolo del procuratore della DDA di Catanzaro, Andrea Mancuso, che ha chiesto, al termine di una lunga requisitoria davanti alla Corte d'Assise, ha chiesto 2 ergastoli e 2 condanne a 20 e 12 anni per gli imputati coinvolti nell'omicidio di Matteo Vinci, ucciso all'Imbadi il 9 aprile del 2018 da un'autobomba. Era il 9 aprile del 2018, una bomba piazzata sotto la sua auto uccise il biologo Matteo Vinci di 42 anni e causò il ferimento del padre Francesco che viaggiava insieme a lui. L'attentato fu compiuto a Libadi, nel Vibonese, una questione di terreni contesi, secondo le accuse, alla base dell'efferato omicidio. Adesso il processo scaturito dall'inchiesta che ha portato in carcere i presunti responsabili dell'omicidio si avvia alle battute finali. Il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Andrea Mancuso, al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della Corte d'Assise di Catanzaro, ha chiesto 2 ergastoli e pene per 20 e 12 anni di reclusione. Il massimo della pena è stata invocata per quelli ritenuti ideatori e organizzatori dell'agguato, ossia per Rosaria Mancuso, 64 anni, sorella dei boss Giuseppe, Francesco e Pantaleone Mancuso, e per il genero della donna, Vito Barbara, di 28 anni. Per Domenico Di Grillo, marito di Rosaria Mancuso, è stata chiesta la condanna a 20 anni di reclusione. L'uomo è accusato di un tentato omicidio ai danni di Francesco Vinci avvenuto nel 2017. Per la figlia, Lucia Di Grillo, sono stati chiesti 12 anni di reclusione per i reati di estorsione e lesioni aggravate. I Mancuso Di Grillo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini, da tempo avevano messo gli occhi sui terreni dei loro vicini e volevano acquisirli ad ogni costo, ma la famiglia Vinci non si è mai piegata alle pressioni subite. Avviarono anche procedimenti giudiziari in serie civile e penale, ma così, sempre secondo l'accusa, attirarono i propositi di vendetta da parte dei confinanti, culminati con l'attentato costato la vita a Matteo Vinci. Ed ora a Cosenza per mostrarvi, a distanza di una settimana dal servizio realizzato da una nostra troupe, qual è la situazione nella zona dell'autostazione di Cosenza dopo gli ultimi episodi di violenza e vandalismo. Quello che vi mostriamo è uno dei tanti episodi che a distanza di tempo vengono fuori man mano e riguardano la zona dell'autostazione a Cosenza, definita da molti terra di nessuno. Guardate questo giovane che passeggia sul cofano di un'auto parcheggiata. A distanza di una settimana dal nostro servizio siamo tornati per verificare lo stato dell'arte in pieno centro città e a pattugliare quest'area teatro di episodi di vandalismo e violenza. 2 auto della polizia e ci dicono i commercianti. Anche quando cala la notte c'è una ronda che controlla uno dei punti sensibili del centro abitato. L'altra sera c'erano 5-6, stanno facendo più controllo sul territorio, ma vi ripeto, io come ho detto ai vostri colleghi l'altra volta, secondo me servirebbe una postazione fissa qui in questa zona, perché c'è molta gente che passa e molta gente che sinceramente la sera stanno dicendo che hanno un po' di paura a lasciare le figlie che devono rientrare alle 7, 7 e mezzo. E anche per noi commercianti non è che è problema nostro, è problema che non c'è la gente che ha paura di venire poi qua, quello è il problema grave. Noi facciamo i reclami, si vede la postazione fissa della polizia, mattina, pomeriggio, sera, quindi tutto va bene. Dopo un po' di tempo poi spariscono. Speriamo che questa volta sia servito e non li perdiamo più. Dopo una settimana la situazione com'è un po' migliorata? Sembra che è più tranquilla la situazione, adesso è tutto sotto controllo, diciamo, vediamo spesso che c'è la postazione della polizia, insomma, le forze dell'ordine, diciamo, si fanno vedere. E questa è una nostra sicurezza, diciamo, no? Si lavora anche più tranquillo. Come inizio va bene, diciamo, vedere proprio la presenza delle forze dell'ordine che sono in zona dà tranquillità non solo a noi ma specialmente ai pendolari che si sono anche meravigliati i nostri clienti quando dicevano no, ora ci sentiamo più tutelati a mandare i nostri figli a scuola, a venire a lavorare e lasciare anche magari di lavorare la sera e non avere paura di prendere un bus. Speriamo che sia di buon auspicio e adesso che si continui anche alla valorizzazione della zona e chissà anche proprio delle zone limitrofe a Cosenza. Forse sarebbe meglio una postazione fissa. Sicuro, questo sono anni che lo chiediamo e ci stiamo battendo per questo, anche perché posti a disposizione anche all'interno dell'autostazione ci sono dei locali in disuso, sarebbe proprio opportuno mettere una postazione fissa qui in maniera tale, come avviene in tutti i luoghi in cui c'è molta affluenza.
Una frana sulla statale delimita il traffico e crea disagi per i residenti di Carolei, Domanico e Lago nel Cosentino. Il sindaco di Carolei chiede interventi urgenti e minaccia di chiudere l'arteria viaria. Siamo sulla strada statale 278, è l'unica strada di collegamento tra Cosenza, Carolei, Domanico e Lago. Qui, come vedete, un muro ha ceduto e quindi su una parte della carreggiata ci sono dei detriti. Questa situazione va avanti da un anno, c'è la rete arancio a delimitare l'interruzione della strada. Qui c'è un semaforo che in qualche modo regola il traffico, c'è un senso unico alternato che ci dice il sindaco, però non è sorvegliato, quindi è davvero un punto molto molto pericoloso. C'è stata una riunione in prefettura, di fatto al sindaco viene chiesto di garantirne la messa in sicurezza. Io ho più volte ripetuto anche al prefetto che questo muro in realtà non si sa di chi è, non si sa se è dell'ANAS come presupponiamo o dei privati. Sta di fatto che però non ci sono i progetti, stranamente i progetti della costruzione di questa strada, quindi per vedere se questo muro esisteva già da prima, non esistono, non si trovano negli uffici dell'ANAS. Io ho chiesto di intervenire immediatamente perché voi siete stati adesso finora con me, siete stati anche voi testimoni. Questo semaforo non regola bene questa strada perché non è sorvegliato, quindi ci sono macchine che abbiamo visto sono passate col rosso, macchine che vanno anche ad alta velocità e può essere un grande pericolo. C'è anche un altro parte di muro che è a rischio, vediamo che c'è uno spostamento del terreno, lei praticamente lancia un allarme e anche quella che può essere una provocazione, chiuderà la strada. Beh, se ci saranno delle copiose piogge questo inverno che potrebbero far cadere questo muro e potrebbero far riprendere questa frana. In questo caso io sarò costretto a chiudere questo tratto di strada. Questo provocherà però dei danni e dei disagi enormi. Per chiudere questo tratto di strada vuol dire isolare di fatto tre paesi, Carolei, Lago e Domanico, con evidenti problemi anche per le emergenze che potrebbero sorgere. Pensate che qui per arrivare da qui in ospedale ci vuole 10 minuti, se devono fare il giro di Amantea ce ne vorranno 2 ore e mezzo, quindi capite bene i disagi. Da tempo le cose non andavano bene all'interno della maggioranza che governa Longobucco, 3 dei consiglieri comunali avevano già preannunciato di voler sfiduciare il sindaco che però li ha anticipati e ha presentato le dimissioni. Dopo tutto quello che sta succedendo in questi giorni, sono arrivato alla determinazione di rassegnare le mie dimissioni da sindaco. La decisione è presa. Giovanni Pirillo, sindaco di Longobucco, non ha voluto attendere la riunione del Consiglio Comunale e, giudicando ormai insanabili le fratture con 3 dei suoi consiglieri di maggioranza, gioca d'anticipo e si dimette. Le sue ultime parole da sindaco, salvo ripensamenti che la legge gli consente entro 20 giorni, sono state affidate ad un video in cui il sindaco del centro Silano è anche molto duro, pur nella pacatezza dei modi. I cittadini capiranno, sapranno del perché questo sindaco si è dimesso. Io non cedo ai ricatti, non cedo perché ho creduto in quello che ho fatto. Se qualche volta ho sbagliato, che non ho potuto dare risposte positive a chi mi ha chiesto un qualcosa, mi chiedo scusa, però sappiate una cosa, che quello che ho fatto l'ho fatto perché ci ho creduto e ho creduto anche in voi. Da parte loro i 3 consiglieri in rivolta, Domenico Romano, Katia Pellegrino e Pasquale Falcone, parlano di stallo e di fallimento programmatico di questo esecutivo. L'amministrazione di Longobucco era in scadenza nella prossima primavera, visto che era in carica dal maggio del 2017. In corso presso la Camera di Commercio di Cosenza, Internet Governance Forum, vediamo di cosa si tratta.
La Camera di Commercio di Cosenza dal 9 all'11 novembre sta ospitando l'edizione 2021 di IGF Italia, acronimo di Internet Governance Forum. C'è fame, specialmente nel mezzogiorno, di digitalizzare dal mondo delle imprese al mondo scolastico. Il futuro è il digitale, ma il digitale ha un futuro in mano ai giovani. Nella prima giornata il focus è stato dedicato al tema giovani e digitale. Non esiste più l'innovazione tradizionale, esisterà soltanto l'innovazione in tutte le attività, anche quelle che noi consideriamo più tradizionali possibile. Per fare questo abbiamo bisogno sicuramente di investimenti nel campo digitale, ma abbiamo bisogno soprattutto di una grande energia di cui l'Italia è ricca, i giovani. La Camera di Commercio di Cosenza, Union Camere e Infocamere, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, hanno pianificato un percorso formativo focalizzato sul tema diritti e doveri internet e sulla sicurezza dei dati, rivolto a tutti gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori d'Italia, finalizzato al mercato del lavoro. A introdurre il corso è stato il ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi. Il messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi, il supporto di due ministri, la presenza dei presidenti di Union Camere e Infocamere rappresentano un concreto apprezzamento per una Camera di Commercio del Sud, quale quella di Cosenza, che ha svolto un ruolo di apripista nel processo di trasformazione digitale. Devo ringraziare il Presidente Algeri di essere stato promotore già dall'anno scorso di questa bellissima iniziativa. Questi tre giorni credo che sarà molto utile, perché è come se un'idea già avuta qualche tempo fa avesse avuto un'accelerazione straordinaria, e per cui in questo non possiamo che prenderne atto. È anche un modo per ridurre le distanze nord-sud. Parliamo di cinema con la Calabria, protagonista del progetto denominato Tempi Moderni, presentato dal San Nicola di Cosenza. Presentazione a Cosenza dell'European Film Association Tempi Moderni presso il cinema San Nicola. Si è parlato di una nuova progettualità cinematografica per aprirsi ai mercati europei e internazionali. Tempi Moderni nasce con l'idea di promuovere un cinema diverso, un cinema più sullo stile un po' statunitense, per intenderci. Cerchiamo di fare qui in Calabria un cinema che sia uno standard relativamente diverso ai prodotti che normalmente si vedono. Oggi presenteremo The Keepers, che è un progetto che è stato in concorso ai David De Donatello lo scorso anno, ha avuto un ottimo successo, siamo stati anche su Rai 1 nella trasmissione di Gigi Marzullo, e anticipiamo un video concept di una nuova possibile serie Netflix, il cui titolo sarà The Chain Catene. La Calabria protagonista, con i suoi scorci e i suoi paesaggi, rappresenta un set cinematografico naturale che ben si presta a questi progetti ambiziosi. C'è un approccio con un colosso della comunicazione video che si chiama Netflix, con la quale stiamo cercando di sperimentare e quindi realizzare una progettualità a lungo termine che è con una creatività che riguarda temi antichi e moderni, e scenografie antiche con tracce, diciamo, un contenuto di modernità che si va a contaminare con quelle che sono delle realtà calabresi, quali possono essere castelli, il castello Svevo, o chiese diroccate o chiese abbandonate, diciamo particolari riferimenti storici, dove noi vorremmo inserire delle creatività moderne. Adesso l'economia con la chiusura di borsa. Finale per lo più positivo per le borse europee. I dati americani sui prezzi al consumo di ottobre hanno evidenziato un incremento tendenziale del 6,2%, massimo dal 1990, rispetto al più 5,9% atteso dagli analisti e al più 5,4% di settembre. L'indice Core ha segnato un più 4,6%. Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,9%, il maggior valore da 4 mesi, superando il consensus e il dato di settembre.
numeri che alimentano i timori legati alle persistenti pressioni inflazionistiche e ad un possibile ritiro anticipato degli stimoli monetari da parte della Fed, con l'ipotesi di un rialzo dei tassi già a metà 2022 dopo la fine del tapering. Tuttavia, ieri Janet Yellen ha ribadito che l'elevata inflazione non persisterà oltre il prossimo anno e che la banca centrale non permetterà il ripetersi di uno scenario dei prezzi come quello degli anni 70. In Cina l'attenzione resta prevalentemente sulla crisi del settore immobiliare, con il colosso Evergrande chiamato a pagare cedole su bond in dollari scadute 30 giorni fa per 148 milioni di dollari. In Italia la produzione industriale a settembre è cresciuta dello 0,1% mensile e del 4,4% annuo. Inoltre l'Istat ha diffuso la nota mensile sull'andamento dell'economia di ottobre, nella quale dichiara che la variazione acquisita per il PIL 2021 è pari al più 6,1%. Così il FTSE MIB chiude in rialzo dello 0,4. Positivi anche il FTSE 100 di Londra, più 0,9, l'IBEX 35 di Madrid, più 0,7, DAX di Francoforte, più 0,2%, flat il CAC 40 di Parigi. Oltreoceano riducono le perdite il Dow Jones, meno 0,1, l'S&P 500, meno 0,25, il Nasdaq, meno 0,6%. Sul Forex l'euro-dollaro scivola a 1,152, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 113,8. Arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,3% a $83,7 e il WTI a meno 2,1% a $82,4 al barile. Sull'obbligazionario si appiattisce la curva dei rendimenti dei Treasury, mentre lo spread BTP Bund si amplia a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo allo 0,93%. In mattinata il Tesoro ha collocato bot annuali per 5 miliardi con rendimenti in calo a meno 0,533%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanzano soprattutto Stellantis a più 2,5, CNH a più 1,9 e Telecom Italia a più 1,7%. In coda al FTSE MIB, STM a meno 2,0, Banca Generali a meno 2,15, Tenaris meno 3,3%. Grazie, buon proseguimento di serata. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue l'azione del vortice di bassa pressione bloccato a sud-ovest della Sardegna per la presenza di un robusto anticiclone sull'Europa centro-orientale che sta disturbando le condizioni meteo da alcuni giorni sulla nostra regione. Un parziale e momentaneo miglioramento inizierà dalla giornata di mercoledì sui versanti tirrenici, mentre insisterà un debole instabilità sui versanti ionici. Le temperature subiranno un leggero calo, ma resteranno di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino residua instabilità sui versanti ionici reggini, altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità su tutta la regione con possibili deboli fenomeni in serata. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti dei quadranti orientali. Mosso, molto mosso il Mar Ionio con venti moderati di direzione orientale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.